sia lodato Gesù Cristo, vi saluto per questo appuntamento ogni tanto, informazioni da Piazza San Pietro, come vedete in questi giorni tanti pellegrini stanno arrivando a Roma, sempre possiamo dire Piazza di San Pietro è piena di persone, veramente tanti giovani, le scuole anche che visitano Roma, e poi tanti vogliono pregare anche nella Basilica di San Pietro. Informazioni di oggi: Santo Padre stamattina ha incontrato nella Basilica San Giovanni al Laterano, incontrato i sacerdoti parroci della diocesi di Roma, un incontro annuale. Ogni anno all'inizio della Quaresima il Santo Padre ha voluto incontrare sacerdoti, è un incontro chiuso, non avevano possibilità di partecipare i giornalisti. Santo Padre voleva incontrare loro come vescovo loro, perché ricordiamoci che il Papa è anche vescovo di Roma, tanti sacerdoti avevano anche possibilità di fare qualche domanda al Santo Padre. E poi in questo tempo vi raccomando a pregare per i sacerdoti in tempo di Quaresima, tanti momenti di preghiera, forse il Santo Padre proprio sottolineato molto anche in questi giorni che i sacerdoti in questo tempo devono dare più impegno, forse donare il suo impegno per confessione. Allora il sacramento di riconciliazione, questi incontri di preghiera, ricordiamoci che anche giorno 9 marzo ci sarà anche liturgia penitenziale qui in Basilica San Pietro insieme con Santo Padre. Poi in sala stampa stamattina anche l'hanno presentato motu proprio che riguarda le nomine, il motu proprio intitolato imparare a congedarsi, con cui si regola la rinuncia a motivo dell'età dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia. Ricordiamoci che ogni vescovo nel mondo, e anche qui in questo motu proprio il Santo Padre ci ha ricordato che deve dare la rinuncia il vescovo e anche un ufficiale che lavora nella Curia Romana dopo 75 anni deve chiedere la rinuncia al ruolo. Finché non riceve la conferma dal Papa, svolge il suo ministero, poi invece va in pensione. E poi delle altre informazioni di oggi voglio ricordarvi che c'è la preparazione, futura uscita da Roma, e il Santo Padre, ci ricordiamo che giorno 17 marzo ci sarà a Pietrelcina e poi anche a San Giovanni Rotondo. Oggi è uscito anche un articolo in Germania riguardo della salute di Papa Emerito Benedetto XVI, l'hanno citato il suo fratello, che Papa è molto grave malattia, invece in Vaticano hanno smentito questa informazione dicendo che certamente l'età sua è il Papa come ogni anziano, ma non c'è una cosa grave, ma lo stesso ricordiamoci sempre nella preghiera di Papa Benedetto XVI. Allora, e domani anche venerdì, ricordiamoci venerdì di anche quella fare riflessione via crucis e cercare di fare via crucis, vi raccomando, perché una preghiera molto importante. E vi ricordo che Giovanni Paolo II spesso proprio lui ha pregato proprio facendo via crucis. Così concludo queste informazioni, vi saluto da Piazza San Pietro, sia lodato Gesù Cristo.